Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che è uscito il mio shop, vi lascio tutte le informazioni qui sotto nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Niente, come al solito mi cerca. Ciao patafrulla. Ehi, amore mio, ciao. A bell'ora da spiaggia. A bell'ora da spiaggia. Se la mia patatina. Questo caso me l'avete richiesto in tantissimi sul Google Docs. Credo di aver letto Pamela Mastropietro almeno una decina di volte. Di conseguenza, oggi sono qui per parlarvi di questo tragico caso. Pamela, la protagonista di questo video, nasce a Roma, nel quartiere San Giovanni, il 23 agosto del 1999. Crescendo diventa una giovane inquieta. Soffre di disturbo borderline della personalità, che ahimè la rende schiava della merce poco legale. A quanto pare Pamela inizia a far uso di questa merce dopo aver frequentato un ragazzo fortemente dipendente. Da quel che ho capito, Pamela si è messa con questo ragazzo e si è innamorata con l'intenzione di farlo smettere. Però poi purtroppo c'è finita anche lei nella dipendenza. Pamela sul suo profilo Facebook scrive: smetterò di quando la realtà sarà più bella dei miei viaggi. È chiaro che Pamela sia fortemente dipendente. Inizia ad assumere alcol alla sola età di 10 anni, mentre prova tutto il resto all'età di 14 anni. È il 16 ottobre del 2017 quando Pamela, all'età di 18 anni, si trasferisce in una comunità di recupero a Corridonia, in provincia di Macerata, capoluogo della provincia omonima delle Marche. Ora facciamo un balzo in avanti. È il 29 gennaio del 2018, quando la foto di una ragazza minuta dagli occhi grandi appare sui giornali. I giornalisti inizialmente si limitano a scrivere che quella ragazza è scomparsa da poche ore dopo essere fuggita da una comunità in cui era ospite da 3 mesi. È proprio lei. È Pamela. Non è la prima volta che si allontana dalla comunità per cercare la merce. Non è la prima volta che ci ricasca. Lo specialista e consulente della comunità di Corridonia, per l'esattezza una comunità a doppia diagnosi, dice che Pamela è arrivata con una diagnosi clinica molto complessa. Oltre al disturbo di personalità borderline, ha un rapporto irrealistico con la realtà. La vita di Pamela in comunità non è facile, in particolare nei giorni precedenti alla sua fuga. La ragazza vive un periodo di crisi tra il 26 dicembre 2017 e il 7 gennaio 2018, durante la quale si produce delle autolesioni e si induce il vomito. Nello stesso periodo però ha anche parecchi momenti di lucidità, come quando, pochi giorni prima della sua fuga, salva la vita la sua compagna di stanza che aveva tentato il suicidio. Con i suoi genitori, specialmente con sua madre, Pamela ha un rapporto contraddistinto da un grandissimo affetto, ma anche da una grandissima conflittualità. I sentimenti di Pamela verso i suoi genitori oscillano tra amore e rabbia, specialmente quando avevano denunciato il suo primo fidanzato. La loro relazione era tutt'altro che equilibrata, lasciando da parte il consumo di merce. Il ragazzo era solito mettere le mani addosso a Pamela e quest'ultima non voleva denunciarlo. Uno dei motivi che potrebbero averla spinta ad allontanarsi dalla comunità è un diverbio avuto a pranzo con un operatore. Pamela quindi scappa dalla comunità. Ma nonostante tutto, torna sempre a casa. Invece, in questo caso, le ore passano e gli appelli di Alessandra Verni e Stefano Mastropietro, i suoi genitori per l'appunto, si susseguono in TV. Ma di Pamela non c'è traccia. Quando Pamela scappa, ovviamente cerca un passaggio e lo trova a seguito di un rapporto intimo con un uomo di 50 anni di nome Franco Mercuri, che l'accompagna in auto fino alla stazione di Corridonia Mogliano. Giunta alla stazione, Pamela avrebbe dovuto prendere il treno per tornare a casa, ossia a Roma, ma incontra un tassista locale di nome Victor Zamora, con cui ha un altro rapporto intimo e con cui decide di passare la notte a casa sua. Il giorno dopo riappare, probabilmente proprio accompagnata da Victor, presso i giardini Diaz a Macerata, un ritrovo in cui solitamente le persone acquistano merce. Ai giardini Pamela incontra un corriere di merce di origini nigeriane, da cui si rifornisce. Da questo momento di Pamela si perdono le tracce.
Viene in me trovato qualcosa il 31 gennaio, 48 ore dopo la sua scomparsa. Un passante nota la presenza di due valigie, una rossa e una blu, abbandonate in un piccolo fossato non lontano dal cancello di una villetta in via dell'Industria, tra Casette Verdini e Pollenza, a pochi chilometri da Macerata. Chiama la polizia perché sente un odore strano, quelle valigie sono strane. I carabinieri del nucleo investigativo del comando di Macerata arrivano sul posto, vedono le valigie, le aprono e in effetti trovano all'interno il corpo di una donna tagliato a pezzi. Inoltre, il corpo non presenta tracce ematiche. È totalmente pulito dopo la prima ispezione del medico legale intervenuto e in base alle prime indagini si presume che quello sia il corpo della ragazza scomparsa 48 ore prima, ossia Pamela Mastropietro. Le valigie vengono quindi sequestrate dalla polizia e mentre il DNA viene comparato con quello di Pamela per l'identificazione, i genitori di Pamela, Alessandra e Stefano, commentano la notizia negli studi di chi l'ha visto. Ovviamente sperano che non sia lei. Sperano che in quelle valigie non ci sia la loro Pamela. E invece, purtroppo, è proprio lei. I giorni passano e Alessandra, la mamma di Pamela, descrive la sua amata figlia in un post su Facebook e scrive: «Mia figlia era allegra, vivace, di buon cuore e disponibile per tutti. Gentile, un po' sensibile, generosa. Era una vera leonessa». A questo punto iniziano le indagini. Gli uomini dell'arma acquisiscono i video girati dalle telecamere di sorveglianza di due aziende della zona. Sotto il coordinamento del PM Stefania Ciccioli, i militari ascoltano diverse persone, tra cui i residenti della zona, per raccogliere informazioni utili alle indagini. Cani di una villa adiacente al luogo del ritrovamento, raccontano i proprietari, avrebbero abbaiato senza sosta a partire dalla mezzanotte di martedì sera, 30 gennaio, circostanza che potrebbe riportare a quell'ora il momento in cui le valigie sono state abbandonate. La caccia al mostro scatenata dalla notizia del macabro ritrovamento dura davvero poche ore. È il 1 febbraio quando un uomo di nome Innocente Osigale viene fermato dalle forze dell'ordine in relazione al caso di Pamela Mastropietro. Viene identificato grazie al sistema di videosorveglianza di una farmacia, nella quale appare mentre sta seguendo Pamela Mastropietro. Ora c'è un punto che non sono riuscita a spiegarmi. In questa farmacia Pamela acquista una siringa. Il punto è che Pamela si usava la merce, ma non l'ago. Aveva una paura incredibile del l'ago. La domanda quindi sorge spontanea: perché Pamela ha comprato quella siringa? Innocente inizialmente ammette di aver notato e seguito Pamela, ma poi di averla persa di vista. Ben presto altri due uomini vengono indagati in relazione alla morte di Pamela Mastropietro. Si tratta di Desdemon Lucky, di 22 anni, e Lucky Awelima, di 27 anni. Uno di loro viene messo in detenzione per occultamento di cadavere e disprezzo per un cadavere, ma non per omicidio, a causa delle prove insufficienti. Rimane indagato per questo crimine, ma nega tutte le accuse. Il secondo uomo è indagato per aver dato alla vittima la merce. Inoltre c'è anche un altro uomo di nome Anthony, di 39 anni, che riceve un avviso di garanzia per concorso in omicidio, vilipendio, distruzione, soppressione e occultamento di cadavere, in quanto ha avuto contatti telefonici con gli arrestati, in particolare con Innocent, che, secondo quanto racconta Anthony, lo avrebbe chiamato per chiedergli di andare a casa sua perché una ragazza stava male. Lui però, a quanto pare, si sarebbe rifiutato. Anthony è molto influente nella comunità nigeriana. È considerato una sorta di santone, ossia una persona a cui i connazionali si rivolgono quando hanno bisogno di un consiglio prima di una decisione importante. È colto ed intelligente ed è laureato in materie economiche. Tra Anthony e Innocent ci sono stati tantissimi contatti sospetti. Tra il 1 dicembre e il 31 gennaio i due hanno avuto 138 contatti. Michela Pettinari, la fidanzata di Innocent, riferisce che la sera del 30 gennaio lo chiama al telefono e in effetti l'uomo risponde da un luogo esterno. A quanto dice Michela, non è in casa. Michela sente una voce femminile sghignazzare e altre voci maschili in sottofondo. Almeno in tre parlano una lingua a lei incomprensibile. Michela quindi comincia ad inviare una serie di messaggi a Innocent che però rimangono senza risposta. In tarda serata richiama Innocent e in sottofondo sente di nuovo delle voci maschili. Così come verso le 23:40, questa volta Michela a Innocent fa una videochiamata e in effetti Michela in videochiamata vede delle altre persone con le quali lo stesso scambia frasi in una lingua di nuovo a lei incomprensibile. Michela lo sente e lo vede tranquillo. Ora però
Ecco che spunta la verità. Il fitto invio di messaggi e la videochiamata tra la donna ed Innocent sarebbero iniziati nella tarda mattinata del 30 gennaio e poi proseguiti fino a sera. Michela, infatti, c'è da sottolinearlo, agli inquirenti racconta di aver sentito provenire dal telefono del compagno una voce femminile. Forse quella voce era proprio di Pamela. Michela è gelosa e sa benissimo che Innocent non è fedele. Per questo quella voce la insospettisce. Ecco perché inizia a tartassarlo di telefonate fino alla sera. La circostanza innervosisce Innocent, che si sente perseguitato. Non è di certo questo il movente del delitto. Ma sicuramente la gelosia di Michela e i suoi continui tentativi di rintracciare il compagno, ossia Innocent, hanno fatto aumentare la tensione e forse anche la determinazione di uccidere Pamela e di sbarazzarsi del suo corpo. Il GIP ritiene che le dichiarazioni di Michela siano da vagliare con molta attenzione, in quanto la donna è fortemente legata al compagno. Per il momento non è ancora chiara la causa del decesso di Pamela, ma le autorità non possono ancora escludere un. Poi ecco che arrivano i risultati degli esami, che rivelano qualcosa in più. Nell'ordinanza il GIP segnala la mancanza di una documentazione fotografica dello stato del corpo, così come ritrovato in quelle valigie. La prima autopsia, eseguita dal medico legale Antonio Tombolini, si rivela particolarmente sintetica. Da questa prima autopsia, infatti, non emergono neanche le ferite da taglio all'altezza del fegato, ma solo una contusione non letale alla tempia. Questa prima autopsia non chiarisce assolutamente la modalità del decesso, lasciando dunque aperta sia l'ipotesi a quella dell'omicidio. Si asserisce che le chimosi sul corpo della ragazza sono compatibili con una forte stretta inferta nella percezione che era in atto qualcosa di anomalo. L'omicidio? L'ordinanza di convalida del GIP sottolinea che in effetti non c'è nessun movente, nessuno ha sentito le urla della ragazza e inoltre né le lesioni al torace né le chimosi sono prova di un omicidio. Da qui arriva la necessità di una seconda perizia che cambia completamente le carte in tavola. L'esame rivela che le due coltellate all'altezza del fegato e il colpo a una tempia riscontrati sul corpo sarebbero stati inferti mentre Pamela era viva. Il corpo è stato selezionato con perizia, sottoposto a specifiche e lavato con candeggina. Questo è un tassello che si unisce dal fatto che dal corpo mancano piccoli frammenti di pelle nella zona del bacino. Forse l'intenzione è quella di eliminare le tracce di violenza intima, ma anche dal collo, probabilmente per eliminare le tracce di uno strangolamento, dato che la lingua di Pamela risulta incastrata tra i denti, proprio come avviene nei casi di soffocamento. Uno dei colpevoli, Innocent Osegale, è un cittadino nigeriano arrivato in Italia nel 2015. È un rifugiato senza permesso, segnalato per fare il corriere di sostanze e accusato ora di omicidio. Ahimè, Innocent Osegale incarna lo stereotipo dello straniero che in Italia non riesce ad integrarsi, dunque delinque, e come tale viene strumentalizzato dall'opinione pubblica più reazionaria. Il 3 febbraio 2013, Macerata, che fino a pochi mesi prima era solo un anonimo capoluogo delle Marche, sale di nuovo agli onori delle cronache per un grave. Al grido viva l'Italia, il 28enne Luca Traini, ex candidato della Lega Nord, spara all'impazzata sulla sua Alfa 147 contro alcuni cittadini stranieri presi di mira totalmente a caso. Fortunatamente non c'è nessuna vittima, ma ci sono 6 feriti. Il presunto tiratore Luca Traini, pur non conoscendo la 18enne, racconta agli inquirenti che quando ha saputo della sua morte, parole sue, mi sono voltato istintivamente, sono tornato a casa, ho aperto la cassaforte e ho preso la pistola. Ho deciso così di ucciderli tutti. Luca dice che non ha rimpianti per le ferite che ha causato, fatta eccezione per l'unica vittima femminile. Luca è un membro della Lega Nord di estrema destra, si è candidato alle elezioni amministrative l'anno precedente. Nonostante ciò, Luca nega un legame politico con la sparatoria, affermando che la responsabilità morale di ogni episodio di violenza che accade in Italia è quella di coloro che l'hanno riempita di clandestini. Anche l'alleato della coalizione Silvio Berlusconi, che guida il partito Forza Italia, definisce la sparatoria non politica e inoltre dice che l'immigrazione è una bomba sociale pronta ad esplodere. L'avvocato di Luca Traini, dal canto suo, dice: a Macerata la gente mi ferma per dare messaggi di solidarietà a Luca. Tutto ciò è allarmante.
ma ci dà un'idea di ciò che sta accadendo. A Roma, su un ponte del fiume Tevere, viene fotografato un grande striscione con su scritto «Onore a Luca Traini». L'episodio restituisce in pieno il clima di odio e tensione razzista maturato dopo l'omicidio. Iniziano anche a diffondersi notizie incontrollate e false, in cui si dice che Pamela sia stata uccisa e fatta a pezzi durante un rito voodoo da Innocent e da altri complici di nazionalità nigeriana che, udite udite, avrebbero mangiato il suo cuore. Paura, razzismo, disinformazione e superstizione segnano i primi giorni delle indagini. Sul corpo di Pamela vengono trovate tracce di seme e di saliva. Ha subito violenza intima e questo potrebbe rappresentare un movente per l'omicidio. Tutti gli indagati, in base alla cella telefonica agganciata, si sarebbero trovati in via Spalato, al civico 124. Nelle ore incriminate o avrebbero avuto contatti tra di loro. Innocent e Desdemon, dalla stessa cella, si sentono 17 volte, dalle 11.52 alle 16.10. I due uomini dicono agli inquirenti che parlavano di scommesse sportive, ma secondo gli inquirenti la cosa non è proprio andata così. Entrambi, peraltro, vengono visti la mattina del 31 gennaio mentre comprano della candeggina. Intanto Awelima si avvale della facoltà di non rispondere. Desdemona invece va oltre, dice di non aver mai conosciuto Pamela e di conseguenza di non averle mai ceduto la merce. Intanto in carcere emergono delle intercettazioni nella cella in cui sono detenuti Lucky Desdemona e Awelima Lucky, due degli arrestati, con Innocent Osegale, con le accuse di omicidio, vilipendio e occultamento di cadavere. Uno straccio dell'intercettazione dice esattamente queste parole: abbiamo già fatto cose terribili in passato. Osegale avrebbe dovuto far sparire quel corpo tagliandone una parte a pezzettini da gettare nel gabinetto e nel tempo il restante dopo averlo congelato. Nel frattempo il procuratore di Macerata precisa un altro aspetto. Negli ultimi giorni sono molte le voci secondo cui si ipotizza che a Pamela sarebbero stati asportati il cuore e forse altri organi, con un'associazione al mangiare carne alternativa, capitemi, a scopo ritualistico, che peraltro a quanto pare è una prassi diffusa nella mafia nigeriana. In una nota il procuratore dice: è destituita da ogni fondamento la notizia relativa all'assenza di significative parti del corpo, che sono state nella stragrande maggioranza recuperate e ricomposte in occasione degli accertamenti medico-legali eseguiti dal professor Mariano Cingolani. Al momento sono da escludere l'ipotesi di antropologia e di riti voodoo connessi al decesso. Secondo la procura, inoltre, nella morte di Pamela non risultano interferenze di organizzazioni criminali extracomunitarie. A distanza di una settimana dal delitto, circa 200 persone partecipano a una marcia con le fiaccole a Macerata in onore di Pamela. La madre di Pamela, Alessandra, dice: è disumano quello che hanno fatto a mia figlia. Una violenza assurda. Annuncia l'intenzione di voler creare un'associazione senza scopo di lucro in memoria della figlia, per offrire sostegno ai giovani bisognosi. A questo punto la polizia ricostruisce le ultime ore di Pamela. Innocent Osegale avrebbe incontrato Pamela il giorno dopo la sua fuga, nei giardinetti di Via Diaz a Macerata, dove la ragazza si era fatta accompagnare per acquistare della merce. Nel corridoio, infatti, la ragazza si era fatta portare alla stazione di Piediripa da un uomo di Mogliano, per poi passare la notte con un tassista e approdare ai giardini di Via Diaz. Sia il primo che il secondo uomo vengono accusati di violenza intima per aver approfittato delle condizioni di evidente difficoltà della ragazza. Secondo la ricostruzione di Osegale, Pamela sarebbe morta per overdose dopo aver assunto della merce. Secondo gli inquirenti, invece, Pamela sarebbe stata attirata a casa di Osegale in via Spalato e dopo aver ottenuto la merce che cercava, sarebbe stata trattenuta con la forza. Sarebbe stata vittima di violenza intima e poi colpita con due coltellate letali. Le autorità, quindi, a questo punto che fanno? Si avviano in via Spalato al civico 124. E lì si trovano coltelli di grosse dimensioni e li sequestrano. I militari lavorano fino a tarda notte nell'abitazione, in cui individuano anche varie macchie di sangue in diversi punti dell'appartamento. Inoltre vengono anche trovati degli indumenti sporchi di sangue che indossava Pamela quando è scomparsa. A questo punto salta fuori un altro testimone, ossia un tassista abusivo. Mutong Chomchu, conosciuto a Macerata come Patrick, riceve una telefonata alle 22.55 proprio da Innocent Osegale, che gli chiede di andarlo a prendere presso via Spalato. Quando Patrick arriva,
Innocent gli chiede di andare sulla via per Tolentino, ma mentre si dirigono lì, la sua compagna lo chiama ripetutamente. Osigale risponde sempre: ci sentiamo dopo, ho da fare. Mentre il tassista prosegue oltre, arrivando fino a Pollenza. Osegale, secondo la sua versione, gli chiede di fermarsi al lato della strada. Lascia lì le due valigie al lato della strada appoggiate per terra, risale in macchina e si fa riportare dal tassista Patrick a Macerata. Patrick, però, che fa? Torna indietro per vedere cosa ci sia in quelle valigie. Gli sembra strano che Innocent le abbia appoggiate e non lanciate o buttate via in qualche modo. Patrick, quindi, a questo punto apre una valigia e nota che in effetti c'è della carne, ma non capisce bene bene di cosa si tratti. Quando apre la seconda valigia vede chiaramente una mano e si spaventa, non poco. Intanto Osigale si trova come compagno di cella l'ex 'ndranghetista Vincenzo Marino. Ebbene, come spesso accade in questi casi, Osigale racconta per filo e per segno a Vincenzo Marino cosa sia successo. Il procuratore Giovanni Giorgio quindi prova a interrogare Vincenzo Marino. Quest'ultimo dice al procuratore che Osigale ammette di aver ucciso Pamela Mastropietro. Ma cosa è successo effettivamente? Ebbene, Vincenzo racconta che la ragazza incontra Osigale ai giardini Diaz di Macerata, per l'appunto. Gli chiede della merce, lui però non ce l'ha quel tipo di merce, ma le assicura che la merce che lei desidera avrebbe potuto farla arrivare senza alcun problema. E la merce infatti la porta Lucky Desimond e viene pagata da Pamela con una collanina che le aveva regalato sua mamma. Infine salgono tutti insieme nell'appartamento di Via Spalato. In casa Pamela consuma la sua merce, quindi si alza dal divano. Lucky Desimond prova ad approcciare con Pamela, vuole fare cose intime, ma Pamela lo rifiuta. Quindi riceve uno schiaffo che la fa cadere a terra, priva di sensi. A questo punto Lucky Desimond se ne va, perché la ragazza non fa niente e non dice niente, lui non sa che fare lì. Pamela quindi resta da sola in casa con Osigale, che prova in qualche modo a farla riprendere, a rianimarla, dandole dell'acqua. Pamela si riprende e subito dopo i due hanno un rapporto intimo non consenziente. Subita la violenza, Pamela vuole tornare a casa sua a Roma in treno, ma vuole anche denunciare Osigale. E l'uomo ovviamente non vuole che Pamela vada via. Quindi che succede? I due si spingono fino ad arrivare alla porta d'entrata e qui Osigale le dà la prima coltellata all'altezza del fegato. Pamela cade a terra. Osigale, quindi convinto che sia senza vita, comincia a segnarla partendo dalla gamba. Pamela però si muove, si lamenta. L'uomo quindi capisce che Pamela non è senza vita, è ancora viva. Le sferra dunque una seconda coltellata e poi prova a infilarla in un sacco. Ma il corpo non entra, quindi inizia a tagliarla, mettendo tutti i pezzi del corpo in due valigie. Infine chiama un taxi col fine di far sparire quelle valigie. Il professor Rino Froldi, ossia il tossicologo, esclude categoricamente che Pamela fosse in overdose, come dice il suo assassino, in quanto senza sangue e senza urine ha dovuto andare a cercare la sostanza nell'umor vitreo dell'occhio. Il primo medico legale, Antonio Tombolini, come già vi ho detto, conduce la prima autopsia sul corpo di Pamela e parla di trattamento con varichina sul corpo e sulle parti intime, finalizzato a cancellare ogni traccia di un precedente rapporto intimo. La disarticolazione è avvenuta dopo la morte. Il medico legale, ascoltate bene, sostiene che in un laboratorio, con tutti gli strumenti del caso a sua disposizione, ci avrebbe messo, attenzione, attenzione, ascoltate bene, tra le 8 e le 10 ore. Se Osigale è in grado di sparare il corpo di Pamela in modo così preciso, dovrebbe venire da sé la domanda: quante altre volte l'ha fatto in passato? Di nuovo, arriva un'altra domanda impellente. Perché lasciare i trolley con i resti di Pamela sul ciglio della strada, dove chiunque li poteva vedere? L'uomo li ha lasciati lì perché qualcun altro avrebbe dovuto passare a prenderli e poi così non è stato? Oppure si tratta di un avvertimento a qualcuno? E nel caso, a chi? Queste sono domande che suggeriscono il sospetto che in realtà la vicenda non si sia chiusa qui per quanto riguarda il numero delle persone coinvolte e che ci siano altre persone che quantomeno erano informate di quel che è accaduto in quell'appartamento a Macerata. Verso fine febbraio ecco che spunta un nuovo testimone che racconta di aver visto un altro ennesimo uomo salire e scendere dall'appartamento di via Spalato 124 negli orari in cui verosimilmente si è consumato il delitto. L'uomo si chiama San e i carabinieri scoprono immediatamente che ha fatto perdere le sue tracce, lasciando in tutta fretta Macerata dove risiedeva da qualche mese. Temendo di essere arrestato, ha abbandonato i suoi vestiti ed il suo cellulare dandosi alla fuga e ha appurato che San conoscesse Innocent Osigale. Poi
poiché da tempo frequentava la sua abitazione. Il 5 maggio a Roma si tengono i funerali di Pamela Mastropietro. Sua mamma Alessandra Verni dice: «Hai meritato il paradiso e non tutti se lo possono permettere. Anche se ti hanno fatto un male atroce, tu sei viva alla faccia di tutte quelle persone che ti hanno massacrata così. Ciao amore mio, mi manchi, da morire. Quello che ti hanno fatto è disumano, è un dolore atroce, è una lama che ti si conficca nel cuore e ti lo spacca a metà. Hai le gambe che tremano e vorrebbero cedere, hai sospiri di angoscia, ma poi arrivi tu con i tuoi sogni e mi fai capire che ci sei, sei sempre vicino a noi. Questo, amore, non è un addio. Un giorno ci rincontreremo e sarà per sempre. Ti amo, Pami». Così conclude la mamma di Pamela. Il parroco della chiesa, Don Francesco, invece, rivolto ai tanti giovani presenti, all'ultimo saluto della povera Pamela, dice: «Non fatevi rubare la speranza del vostro futuro». Don Francesco si ricorda di Pamela. Era nel primo gruppo di cresima quando era diventato parroco della chiesa sull'Appia Nuova. Il carro funebre è accompagnato a piedi dai genitori, da altri congiunti e amici di Pamela. Un consistente servizio d'ordine viene assicurato dai poliziotti in borghese e dai carabinieri, mentre i vigili urbani hanno provveduto a regolare il traffico su via Appia Nuova. La bara bianca della ragazza è coperta da un grosso cuscino formato da delle rose rosse, una sua foto sorridente e un palloncino a forma di cuore con su scritto «Ciao Pamela». Gli amici di Pamela indossano delle magliette con una foto di Pamela, un cuore e la scritta «Da qui nessuno potrà portarti via». Mezz'ora dopo il termine della cerimonia funebre, il feretro di Pamela Mastropietro lascia via Appia Nuova per percorrere l'ultimo viaggio verso il cimitero del Verano. La mamma di Pamela, Alessandra Verni, al termine dei funerali dice: «Me l'hanno massacrata, ma io non mollo, ci sarà giustizia, ci sarà, ci sarà». Intanto Desdemon Lucky e Lucky Awe Lima escono di scena il 7 giugno del 2018 con la sola accusa di fare i corrieri. Il processo contro Innocent Osigae inizia il 13 febbraio del 2019. Le accuse contestate sono omicidio, violenza intima contro una vittima in condizioni di inferiorità, occultamento e distruzione del cadavere. Il processo si tiene con la presenza di Vincenzo Marino, l'ex boss dell''Ndrangheta e compagno di cella di Innocent Osigae. Marino riferisce ciò che Osigae gli avrebbe confessato in cella, ovvero di aver accoltellato Pamela e di aver cominciato a tagliarne il corpo partendo da una gamba, mentre la ragazza era ancora in vita. Il processo si conclude con la condanna dell'imputato all'ergastolo e a 18 mesi di isolamento. La condanna viene confermata dalla Corte d'Assise d'Appello di Ancona il 16 ottobre del 2020. Osigae continua a dichiararsi innocente riguardo la morte della ragazza. Come in una sua precedente confessione, sostiene che sia morta per un L'udienza in Cassazione è stata rinviata al prossimo 23 febbraio per Innocent Osigae. Secondo quanto riferiscono le agenzie di stampa, la richiesta dell'invio è stata formulata dal legale dell'imputato, Umberto Gramezzi, per motivi di salute. Il caso di Pamela Mastropietro è approdato al 21 novembre 2019 al Parlamento europeo, con un convegno promosso da Identità e Democrazia in vista della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. L'avvocato della famiglia Mastropietro, che tra l'altro è anche lo zio di Pamela, in quell'occasione ha detto: «Porteremo la storia di Pamela con tutti gli aspetti ad essa connessi nella massima istituzione europea. Parleremo di Pamela, della mafia nigeriana, della violenza di genere e in tal caso della violenza contro il genere umano, perché ciò che è stato fatto a Pamela va oltre la violenza contro ogni donna. È una violenza contro l'umanità intera». Lucky Awe Lima, il 20 ottobre del 2021, torna libero e a breve dovrebbe anche essere rimpatriato. Una notizia che la famiglia della giovane vittima non ha accolto come previsto con entusiasmo, insomma. Ad alzare la voce è la mamma di Pamela, Alessandra Verni, che ad un'intervista a Il Giornale afferma: «Sto molto male. Non ci resta che attendere la Cassazione. Ma se un giorno dovessero scoprire che anche loro due erano in casa con Osigae, li andranno a riprendere in Nigeria? Fino alla fine delle indagini vorrei che fosse bloccato il rimpatrio, che fossero impossibilitati a spostarsi per l'Italia». La mamma di Pamela conclude dicendo: «Avevano il permesso di soggiorno scaduto e all'epoca dovevano essere rimpatriati, non ora. Il sistema è tutto sbagliato. Le indagini poi dovevano essere fatte meglio, continuo ad avere dubbi su quei due.
Perché, se non erano presenti, non hanno denunciato per calunnia o segale chi li aveva tirati in mezzo? Questa sì che è una domanda interessante. Sulla questione interviene anche Marco Valerio Verni, zio di Pamela e avvocato della famiglia Mastropietro, che rincara la dose dicendo: come mai la procura non ha agito d'ufficio per il reato di calunnia se le accuse di Osegale erano false? Secondo noi c'è ancora da indagare per sapere tutta la verità. Allora, mie care personcine, io ve lo devo dire. La cosa che davvero mi ha fatta stare male in questo caso è stata l'opinione pubblica, perché io purtroppo il caso di Pamela me lo ricordavo. Ci sono ancora oggi persone che definiscono Pamela una poco di buono, una a cui piaceva fare uso di merce, in pratica, in breve, una che se l'è andata a cercare. Pamela soffriva di un disturbo borderline della personalità. A quanto ho capito, il suo disturbo era così grave che si poteva svegliare la mattina in allegria per poi cadere nella depressione più nera solo nel pomeriggio. Il disturbo borderline della personalità presenta un tratto di impulsività che rappresenta una sorta di ricerca, di eccitazione attraverso azioni pericolose o illecite, che possono spaziare tra l'uso di merce, attività intime promiscue e simili, al fine quindi di sopperire alla sensazione di vuoto tipica del disturbo. Ecco perché Pamela si comportava così, non perché era una poco di buono, non perché le piaceva tanto usare la merce, ma perché aveva un disturbo che la portava a ricercare tutto ciò. Ora, c'è anche un'altra cosa che a me onestamente mi ha fatta un po' storcere il naso. Perché Pamela non era in una comunità qualsiasi, non era a San Patrignano, ok? Pamela era in una comunità a doppia diagnosi, perché aveva anche un disturbo, non solo una dipendenza. La cosa che mi fa impazzire, ragazzi, è che Pamela è riuscita a scappare da questa comunità. Questo vuol dire che non è stata tenuta d'occhio a sufficienza. E la cosa mi rende molto triste, perché se Pamela fosse stata beccata, l'avrebbero presa per i capelli, riportata in comunità e non le sarebbe probabilmente successo nulla di tutto ciò. Detto questo, ragazzi, ho finito di parlare in questo video. Fatemi sapere se questo video è stato di vostro interesse. Fatemi sapere ovviamente qui sotto nei commenti cosa ne pensate rispetto a questo caso, cosa ne pensate di Pamela. Secondo voi c'è qualcun altro dietro tutta questa faccenda o c'è solo Innocent? Fatemi sapere quello che volete qui sotto nei commenti. Io nel frattempo vi mando un bacione. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi. Continuate a mangiare le verdure perché continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non fate nulla di criminale. Ciao ragazzi, ciao ragazze.